ragazze, benvenute o bentornate sul mio canale Let's Talk About. Oggi vi parlo di una recensione di un profumo molto conosciuto di casa Yves Saint Laurent, l'amatissimo Black Opium. La mia versione non è Eau de Parfum classica, ma è il Black Opium Nuit Blanche, che preferisco nettamente al precedente perché è diversissimo e nello stesso tempo non lo trovo così blasonato e così utilizzato come il Black Opium normale Eau de Parfum. Allora, questo profumo nasce nel 2016. È un profumo che io ho acquistato eppure non riesco a portare. È un profumo che quando l'ho sentito la prima volta me ne sono innamorata, probabilmente perché era anche un periodo in cui avevo voglia di un profumo gourmand. Non sono assolutamente amante di Opium Yves Saint Laurent, che nasce nel 1977, è un profumo che anzi detesto. A me purtroppo dà davvero la nausea e il mal di testa sentire Opium del 1977, anche quando lo sento in giro, perché ha una scia inconfondibile, vi giuro che per me veramente non ce n'è, mi fa schifo. Anche se riconosco che è un profumo che all'epoca poteva essere all'avanguardia e ha avuto un successo strepitoso, però non è assolutamente nelle mie corde, è uno speziato caldo che per me è importabile. Sono usciti un sacco di flanker di Opium, cui quello che ha avuto più successo, soprattutto tra il parterre femminile, che è Black Opium. Ultimamente invece sono uscite un sacco di versioni di Black Opium e la mia preferita, devo dirvi, che è la Nuit Blanche. È un profumo orientale vanigliato, come d'altronde tutta la linea di Black Opium. All'interno le sue note sono leggermente diverse dal Black Opium originale. Abbiamo il riso, il pepe e l'anice, che è una nota che io adoro e la vorrei mettere praticamente in quasi tutti i profumi, tanto è fresca e dolce. Poi abbiamo fiori d'arancio, il caffè che è immancabile, la peonia, il coriandolo. Infine nel dry down sentiamo ovviamente la vaniglia, il muschio bianco, il caramello e il latte. Sento tantissimo il caramello all'interno di Black Opium Nuit Blanche e sento tantissimo l'anice. Rispetto alla versione Eau de Parfum non c'è la nota della pera, che mi piace molto, purtroppo qua non c'è, non ha il gelsomino e non ha i legni bianchi, che invece fanno un po' lo scheletro del Black Opium che tutti conosciamo. Allora, la mia recensione su questo profumo è abbastanza tranquilla, nel senso che è un profumo che mi piace utilizzare poco, perché non sono una persona da profumi molto dolci e gourmand. Questo è l'apoteosi del caramello, del caffè. Quindi questo lo vedo proprio come... Avete presente l'odore dei toffee, quelle caramelline alla mou che un tempo si usavano e adesso oggi non so bene se sono ancora in commercio? Comunque l'odore della mou rende bene il Black Opium, la versione Nuit Blanche. Non è caffeosa come la versione Black Opium normale, quindi questo a me piace molto. Di questo profumo è molto buono il sillage, perché è un sillage molto ampio, raggiunge facilmente tutta la stanza appena spruzzato, e rimane comunque uno dei profumi gourmand più tra virgolette eleganti, perché comunque secondo il mio parere non è facile con un profumo gourmand rimanere sulla sofisticatezza. Io lo abbino più alla frizzantezza degli agrumi piuttosto che alle spezie, piuttosto che al fiore. Il gourmand deve proprio piacere come profumazione e fragranza. Purtroppo devo dirvi che questo profumo con il tempo, perché ce l'ho già da mi sembra 5-6 anni, quindi vedete che l'ho utilizzato davvero poco, con il tempo tende un po' a stancare. Ecco, questo ho notato proprio con il Black Opium Nuit Blanche, perché è abbastanza monocorde come profumo, nel senso che non è che ha un'evoluzione particolare, non ha una proiezione enigmatica. Ecco, appena spruzzato lo si sente subito l'anice, il caramello, il riso, il latte, e poi rimane esattamente com'è, quindi non evolve. A me, perché lo trovo molto infantile, è un profumo che può piacere tantissimi, è un profumo... Lo potete comprare a scatola chiusa se siete amanti di questo genere, perché difficilmente, ragazze, troverete che il Black Opium Nuit Blanche non vi piaccia. Si stabilisce sulla pelle come dry down dopo anche solo un'ora, con un effetto proprio di vaniglia pura. Ecco, quindi questo lo definirei un profumo che a scala c'è anice, caffè, poi vaniglia e caramello. Quindi io lo vedo come profumo semplicissimo, un profumo che comunque si fa notare, un profumo molto dolce, è un po' un profumo che io ho già sentito tanto 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 spesso. Non lo definirei un protagonista, ecco, lo definirei più un profumo tranquillo. A me, devo dirvi la mia opinione, non sgridatemi se do un'età al profumo, perché ovviamente sapete che non esiste un'età per il profumo, ma io lo vedo troppo su una ragazza giovane, lo vedo su una liceale molto molto giovane che vuole approcciare
approcciarsi al mondo dei profumi e ancora non ha magari bene in testa i suoi gusti, ecco, io definisco Black Opium Nuit Blanche e anche in generale la linea di Black Opium molto infantile, molto sbarazzina, non lo vedo assolutamente su una donna matura e non lo vedo più che altro per un fattore di eleganza, perché è un profumo che sì, ha l'eleganza di un gourmand, ma comunque toglie tanto, secondo me, della personalità femminile di una donna. Ecco, terminata la mia opinione, la mia recensione su Black Opium Nuit Blanche. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se conoscete il profumo e cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritte. Ci vediamo al prossimo video. Let's talk about!